No ballo, no ballo, io non ci casco, piuttosto gioco in 10 che vederti in campo. Buon pomeriggio amici dello Zoccolo Duro. Cosa devo sentire dalle mie orecchie? Cosa devo sentire? Prima di sentire qualunque tipo di notizia, vi invito come sempre a scaricare l'app di OneFootball che trovate qua in descrizione per rimanere sempre aggiornati. Se volete sapere le condizioni di Teo, tac, notifica e ti arrivano tutte le notizie subito in tempo reale sul telefono in maniera totalmente gratuita. Link in descrizione, mi raccomando, scaricate. Detto questo, raga, Sergino Dest tutta la vita sinistra. Sì, ma ha giocato malissimo col Napoli, gli hai dato 4, rigore. Sergino Dest tutta la vita. Piuttosto Kalulu. Piuttosto sposto Calabria. Piuttosto metto Salemaker a sinistra. Piuttosto tutta la rosa. Tutta la pure Pioli. Può giocare persino Pioli lì a sinistra, che comunque da giovane sul mi pare fosse un centrocampista, comunque il suo lo faceva. Ma non mi fate vedere Ballo Touré con l'Empoli, eh? Guarda, se tutto va bene dovrebbe rientrare con la Juve. Teo, purtroppo, per chi non lo sa, c'è questa tegola, stiramento per Teo. Aspetta che abbasso l'aria, se no non si sente. Stiramento per Teo, salta quasi sicuramente l'Empoli, in dubbio per il Chelsea. È un po' in dubbio anche per la Juve, secondo me. Se tutto va bene lo recuperiamo con la Juve, che è quello che mi interessa alla fine. Con l'Empoli però non voglio vedere Ballo Touré. Non farmi lo scherzetto, Pioli. Io non ho paura. Oh, mamma, che paura! Che paura! Paura. Quello lo mette sicuro, lo mette sicuro, sicuro lo mette, ragazzi. Se no l'avrebbe venduto. L'avrebbe venduto. Se non l'ha venduto, purtroppo, non si sa perché. Avevamo richiesto, tutta Europa ce lo chiedeva, cioè tutta Europa ce lo chiedeva e noi non l'abbiamo venduto, porca miseria, tutta Europa ce lo chiedeva e mi sa che se gioca con l'Empoli non ce lo chiederanno più, cioè finché non lo vedono giocare forse ce lo chiedono, se lo vedono giocare diventa un problema per tutti, anche economico, cioè tu facendolo giocare già si svaluta, ma già solo la presenza in campo lo svaluta secondo me. Lui vale quando non gioca, secondo, perché poi vince anche, è campione d'Italia, è campione d'Africa e campione d'Italia. Cioè, tu dici, ti vendo un giocatore, tu non lo sai, occhi chiusi, no? Ti vendo un giocatore, chi è? È campione d'Italia e campione d'Africa, quanto offri? Dici, oh, campione d'Italia, campione d'Africa, offro, se non sai chi è. Poi quando ti dicono, no ballo, no ballo, io t'ho freccato, poi diventa un problema. Ragazzi, ho questa paura. Cioè, il problema quando si fa male Teo, uno è un problema che ti manca Teo, ma la cosa ancora più grave è che al suo posto gioca Ballo Touré. Io sono molto preoccupato, ragazzi. Sono preoccupatissimo. Preoccupatissimo se gioca Ballo Touré. Vediamo, purtroppo giocherà sicuro. Se non gioca, se non lo mette, allora, se non lo mette con l'Empoli, volisso, cielo, guarda, pregherei tutte le giornate. Se non mette Ballo Touré con l'Empoli, che manca Teo, piuttosto mette Sergino adesso, vuol dire che a gennaio va via. E sarebbe la cosa migliore per tutti. Ma siccome l'hanno tenuto, sicuramente lo farà giocare. Cioè, come mi... ragazzi, ditemi voi, come vi devo comportare in questa situazione? Voglio essere un po' più... un po' meno aggressivo, diciamo, no? Ma su Ballo Touré non ce la faccio. Cioè, io posso essere meno aggressivo con gli altri, ma con Ballo Touré non ce la faccio. Cioè, quello non può giocare. Quello è un'offesa per tutti i bambini che si allenano tutti i giorni. No, non ce la posso fare. Tra l'altro, ho deciso che amplierò il mio format. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Ho deciso che siccome vi piacciono molto le analisi della partita e anche a me piace molto farle, perché a me piace parlare, io faccio lo scemo, però a me piace parlare di calcio, no? Quindi ho pensato di allargare e di non fare solo l'analisi della partita del Milan. Voglio partire facendo anche l'analisi delle partite della Juve. Ho deciso così. Così se avete qualche amico juventino, ditegli di iscriversi anche solo per le analisi.
Partirò dalla Juventus, poi vediamo se aggiungere Roma e le altre. Non farò l'Inter perché non sono obiettivo sull'Inter, ragazzi. Io non ce la faccio essere obiettivo sull'Inter, sono consapevole di questo, quindi è inutile che faccio un'analisi che poi sarebbe non corretta. A me piace fare le cose corrette. Con la Juve riesco a essere un po' più imparziale. Poi in questo periodo storico particolare, dove comunque non stanno facendo grandi cose, riesco anche meglio a essere obiettivo. Fatemi sapere cosa ne pensate di Balloture titolare, di questo nuovo format che voglio fare. Iscrivetevi al canale, sfondate il tasto grazie. Io torno a lavorare, che qua c'è il turno libero. Devo recuperare una settimana di lavoro perso per colpa non mia, ma perché non mi davano questa bellissima macchina. Così ve la faccio vedere. Vi faccio vedere la macchina, poi chiudo. Ma è nuova, ve la faccio vedere, no? Questa Kia, ve la faccio vedere. Guarda com'è aggressiva. È aggressiva? Dica se è aggressiva. Ci sta, dai. Ci vediamo alla prossima.